Raggio di luna che rendi la notte romantica. Sailor Moon, amica Sailor Moon. Con la luna sai, vedi sempre dove vai. Sorry guys, I had to do this. Slay, slay, every day I slay. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. Oggi, come avete potuto leggere dal titolo, faccio la recensione della ormai discussissima collezione di Sailor Moon per Colourpop. Avrei dovuto girare questo video con Cheryl Pandemonium perché mi sarebbe tanto piaciuto mostrare la colazione, questa è proprio una colazione, ragazzi, scriviamo tutti insieme hashtag colazione. Stavo dicendo, mi sarebbe tanto piaciuto mostrarvi la collezione sia su pelle chiara che su pelle scura per darvi un panorama più ampio possibile di come questa collezione risulta su incarnati differenti, però purtroppo il governo ha disposto un nuovo decreto e quindi siamo tutti in quarantena e niente. Saluto Cheryl e do un bacio. Ci vedremo molto presto, magari facciamo qualcos'altro. Niente, oggi sono qui e vi mostro tutto quanto. Il saluto della Grace. Il saluto della Grace. Break it down now. Il saluto di oggi va a la Gre. Probabilmente ti chiami Greta, quindi ci provo a chiamarti Greta. Ti mando un bacio grande grande, spero che tu e la tua famiglia siate in ottima salute. Grazie mille per far parte della mia community Instagram. E se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è seguirmi sulla mia pagina Instagram, che ti lascio qua sopra, ma anche qua sotto. Stories, live, post, everything. That's what you gotta do, Bubu Kitty. Prima di iniziare però, ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe. Ma adesso bando alle ciance e passiamo al tutorial. Per questo video ho pensato di partire già dalla base, così ci concentriamo immediatamente sulla collezione. Vorrei farvi vedere un attimo il packaging, che è veramente pazzesco. Look the holographic. Infatti vi farò vedere tutti quanti i pack perché non possono essere lasciati lì. Io di solito quando faccio delle recensioni, delle first impressions, anzi questa è una first impression, lo dico tre volte così almeno è chiaro, mostro direttamente i prodotti, però questi pack sono veramente fantastici, quindi partiamo, i glitterly obsessed. Ce ne sono due, questi qui sono i pack. Abbiamo Moonlight Legend e poi Moon Prism Power. E nel pack c'è la dicitura attenzione, utilizzare solo sul corpo. Quindi questi sono dei glitter che si possono utilizzare solo ed esclusivamente sul nostro corpo. Altrove, Bubu Kitty, that is not a thing, ok? Allora, Moonlight Legend, ragazzi, è super chiaro, però su di me fa un bellissimo effetto, come potete notare, e la consistenza è un po' jelly, non so come spiegarvi bene, non sono bravissima a fare la descrizione di questi prodotti, però anche Moon Prism Power non è male, come potete notare, è pieno di brillantini, lunette, piccole lune e stelline con all'interno un gel, credo. Quando l'ho rimosso, ragazzi, ho notato che si toglieva molto molto facilmente, non è di quei glitter che fai fatica a toglierli, quindi I like this. Poi abbiamo i due blush e all'interno troviamo nel packaging questa, non so come si chiama, questa tra virgolette tecnologia andava tantissimo di moda negli anni 90, ma veramente tanto tanto, io avevo un botto di cose così e mi piace l'idea che l'abbiano riproposto sul pack, sia dei blush
ne abbiamo due. Abbiamo Cat's Eye e From the Moon. From the Moon è molto rosino, un rosa molto freddo, qualcosa che io probabilmente non utilizzerei mai perché è veramente baby pink. Listen. E poi abbiamo questo qua che è Katie's Eye, e questo qui è un pochino più caldo, però ha un finish satin, un po' satinato. Quindi non mi fanno impazzire questi due blush, vi devo dire la verità. Sto molto lontana da queste colorazioni, perché di base questo qua è un rosa che su di me risulta un pochino più ash, un po' più talcato. Comunque adesso vi faccio vedere gli swatch. Poi abbiamo due lip bundle e ogni bundle all'interno contiene un lip gloss e un liquid lipstick. Non ho capito bene se un liquid lipstick oppure un rossetto semplicemente cremoso sotto forma di packaging di rossetto liquido. Comunque abbiamo la versione Daylight e Moonlight. E anche qui il packaging è super bello, perché nella versione Daylight abbiamo Bunny in tenuta da college, da scuola con Luna, e poi invece la sera la versione lip bundle Moonlight, che rappresenta la sera quando si trasforma in Sailor Moon, abbiamo per l'appunto Sailor Moon. E la stessa cosa anche dietro, vedete che qui c'è Luna di giorno e Luna di sera, un pochino più sassy, un pochino più... I'm so excited. Ah, scusate, mi sono dimenticata di farvi vedere gli swatch, quindi ora vedrete gli swatch di questi quattro rossetti. Tra l'altro hanno degli applicatori differenti. Il lip gloss ha un applicatore con delle setole sintetiche, credo, mentre il rossetto cremoso o liquido ha un applicatore classico da rossetto liquido, però lo scopriremo più avanti quando farò l'applicazione vera e propria sulle mie labbra. Per concludere abbiamo la Pretty Guardian Sailor Moon Palette. Eccola qui, anche lei ha questo rivestimento che cambia. Non mi ricordo la tecnologia, perdonatemi. Se qualcuno la sa me la scrivi qua sotto nei commenti. Queste sono le colorazioni della palette. Dietro troviamo tutti i nomi degli ombretti, ma li troviamo anche all'interno della palette. Però devo dirvi la verità, quando ho aperto questa palette I was like, really? Really, Bunny? Cioè, seriamente, Sailor Moon? Cioè, io lo capisco che sei bionda, gli occhi azzurri, però devi capire che non hai solamente delle fan caucasiche. Niente, vabbè, vi faccio vedere gli swatch. Come potete notare, ragazzi, i colori sulla pelle scura sono molto 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 chiari. Alcuni tendono veramente al grigino, sono molto molto chiari. Alcuni sono davvero colori che non valorizzano secondo me al meglio la pelle scura. Ero un po' restia nel fare questa recensione, perché quando è ovvio che una collezione non è adatta a pelle scura, usandola singolarmente è inutile anche per me, no, mostrarvela. Però magari sono io prevenuta, non lo so. A tal proposito vi lascio un sondaggio qui sopra dove vi chiedo se secondo voi la palette è dark skin approved, quindi una palette che si può utilizzare da sola sulla pelle scura. E quando intendo pelle scura, ragazzi, intendo sia il mio incarnato ma anche la pelle scura con Viola Davis, Lupita Nyong'o. Let me know. Utilizzo questo correttore di Juvia's Place numero 10 così sulle mie palpebre, like so, e poi con il pennello 142, che è uno dei miei pennelli preferiti che sto utilizzando ultimamente per l'applicazione del primer occhi, ma anche di correttore come primer occhi, questo qui è di Zoeva, stendo il correttore così. Io sì, proprio che my reference, lo vedi come si applica bene? Ok, raga, io ho una confessione da farvi. Io la notte mi sognavo Milord. Shut up. È sempre stato un sogno proibito for all of you. Ma poi io da piccola mi ero innamorata, like I was in love with Milord. Quando lo vedevo con quella musica, listen, we all had a love story with Milord, ok? Shut up.
Ok, allora vado con questo ombretto qua. Questo è Unseen. E chi l'ha visto che l'abbiamo messo? Nessuno, vedi, lo dice anche lui. Mettiamo questo ombretto qua e lo applichiamo sulla palpebra. Lo applichiamo sulla palpebra fissa, ok? Yes! Adesso però, ragazzi, devo applicare un altro ombretto, purtroppo. I'm so sorry, but I have to do that. Adesso alcuni di voi diranno: non è questa la recensione di Sailor Moon, stai usando altri prodotti. Girl, take several seats, please. Sit down. Sit down. Sit down. E credo che utilizzerò Embark. Leggera, però la devo fare, ragazzi, perché sennò qua viene fuori un patatrack. Di questi colori ho bisogno. No! 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 Io non ci sto! Scusate, mi scuso, adesso non è che scrivete: ah, sei mal predisposto. What am I supposed to do with this? Però va bene, io riuscirò, ve lo prometto, che vi renderò orgogliosa in quanto makeup lover del look che riuscirò a creare con questa palette così difficile. Perché io amo Bunny e le devo dimostrare che, nonostante lei si sia comportata proprio male, malissimo con me e tutta la mia categoria, riuscirò a creare un look portabile e degno di essere una fan di Sailor Moon. Prendiamo Love. Comunque è pazzesco, ragazzi, questo qui è pure satin. Cioè, guardate senza colore di transizione come risulta sto colore. Vabbè, noi ci proviamo lo stesso a fare sta cosa. Raga, sarà tipo la quarta volta che provo a stratificare questo ombretto così. Vado con Embark per creare un po' una sfumatura, che sennò qua non ne usciamo, ragazzi, ve lo dico. Cioè, mi tocca veramente ricancellare tutto. Ok, vado con Embark e vado a creare una leggera piega. Un botto di fallout. Però lo sappiamo già perché ho fatto già un altro video di color pop e i loro ombretti fanno molto fallout. I'm trying to do my best, guys. I am trying to do my best. Ok. Adesso vado con la crease, così, capite perché ho scurito il tutto, perché sennò poi si andava a perdere. La crease, vediamo questo, non mi è super chiaro. Vediamo questo. Guys, riprendo Embark. Potrei usare Love. Sì, adesso cosa uso però? Madonna. Vado con Love. Poi applico Miracle Romance, which is this one. Super talcato questo qua. Oh, mamma mia. Talcatissimo! Ok, adesso vado con questo qua. Questo è Luna. Così. Mi inizia a far male la palpebra, raga. Ok, adesso riprendo Miracle Romance
e lo riapplico un po'. Adesso vado con Silver Crystal, questo qua. Madonna, questo con la mano si applica benissimo, come potete notare. Però non ho il dito così fine. Non so se mi spiego. Proviamo magari anche con gli altri ombretti, con Luna. Magari con Luna pure succede questo. A quanto pare sì. È più saturo se applico tutto con i polpastrelli. Chissà perché. Io spero che questa moda dei pastelli finisca presto, perché io già non ne posso più. Cioè, ma mi spieghi io dove vado così? Ok, allora, mischiamo questo colore qua detestabile con Embark. Poi manco si mischiano da soli, non si mischiano, disastro, scusi, scusate, chiedo venia. Io chiedo scusa, ragazzi, anche per tutto, anche questo con teatrino, con questi commenti che faccio, però veramente... Cioè, per me è difficile fare un look con questa palette, veramente... Cioè, quasi impossibile, raga. Poi quando ci sono queste palette qui non è che puoi fare chissà quali look. Devi per forza fare una cat crease, perché sennò si perde tutto nel grigiume, nel boh, I don't know. Facciamo quest'altro occhio dove invece c'è il vero e proprio transition color. Non so perché, raga, ho in testa la canzone del cartone Piccoli problemi di cuori quando Ginta bacia Miki. Non so se ve la ricordate. Ma vi ricordate che c'erano tutti quei suoni di lei che faceva... Ginta! Shut up! Ginta! Io mi scuso, raga, cioè mi scuso veramente per sto look. Che cosa possiamo fare, eh? Qui, ragazzi, se non vado di eyeliner mi viene un coccolone, quindi andiamo di eyeliner immediatamente, proprio senza neanche pensarci due volte. Uso l'Epic Ink Liner di NYX. Listen. Anche l'eyeliner non è uno dei miei migliori eyeliner fatti nel corso della mia carriera youtubiana. Sotto mettiamo questo colore qua sulla palpebra inferiore. Miracle something, come ti chiami? Miracle Romance. Mascara time. Mettiamo questo di Lime Life, che me l'hanno inviato. Vado con questo. Ah, sto look inizia a prendere forma. Mi sembra che inizia a prendere forma, non lo so poi. Comunque io sono un po' viziatina, Quando faccio cose out of my comfort zone mi lamento sempre. Shut up! Shut up! Nel frattempo che aspetto che si asciughino le mie ciglia, vado ad applicare il blush, questo. Oddio, no, not this one. Proviamo con questo, vediamo cosa esce fuori. Mi spacco perché, raga, questo qui è satin, però se fai così vanno via tutti i brillantini. Quindi diciamo che mi piace questa cosa, anche se alcuni potrebbe far veramente innervosire. A questo punto... Scusate che rido, ma così non sono proprio abituata a vedermi. Facciamo un po' di highlighter. Applico magari questo qua. Mi piace Full Moon, ci piace come illuminante. Yes, che poi dico yes perché non c'è nessun'altra alternativa a riguardo. What do you think, guy? Ma
Madonna santa, cos'è questa cosa qua? Ok, vado con le ciglia finte. Meno male le ciglia finte. Adesso qualcuno di voi scriverà sempre Nicki Minaj. I know, I'm ready. Quando mi trucco nude con i capelli lunghi straight, no, mi cambio. Se sono bionda, Beyonce. Se metto un pop color, touch of color, I'm Nicki Minaj. Ok, adesso vado con le labbra. Applico prima questa matita qua di color pop, questa qui è BFF3. Toppissima, mi piace. E andiamo con il Moonlight. Ma non capisco bene che tipo di texture, che tipo di finish abbia, non comprendo. I swear guys, I don't understand. Guardate qua dove ho applicato l'ombretto, quello satinato, com'è la storia, guardate invece di qua. Di qua è molto meglio. Secondo me, sto dicendo una cosa, magari una cosa azzardata, ma se vedevo di proprio tutta la verità, secondo me, è meglio sta parte qua. Non rompe coglioncini, eh. Ok, adesso vado con, allora, questo qui era Bunhead. E questo invece è il lip gloss Sailor Moon. Ok amici, look completato, spero che sia un look da considerare realizzato con la collezione, perché in realtà abbiamo utilizzato per gli occhi 2-3 ombretti in più. Considerazioni personali sulla collezione: chiaramente ragazzi è una collezione concepita per pelle chiara, per chi ama i pastelli. Io ho dovuto per forza utilizzare questo colore e Embark per riuscire a creare una bozza di cut crease, ragazzi, perché sennò qui il look era veramente non realizzabile. Cioè ve lo dico proprio che qui la storia a una certa si è fatta davvero dura. Poi non so, magari sono io che sono prevenuta, potrebbe essere, mi metto in discussione su questo, ditemi voi che cosa avreste fatto con questi colori, o se ci sono altri colori che secondo voi avrei potuto utilizzare per questo look. Vi rifaccio vedere lo schema colori, eccola qua, e vi faccio vedere anche gli swatch su pelle scura. Secondo me non era veramente proprio possibile per me realizzare qualcosa senza avvalermi di 1, 2 o 3 ombretti più scuri. Poi questo è quello che credo io. Trovo sia bellissimo il concept, io adoro tantissimo Sailor Moon, sono cresciuta con Sailor Moon. Mi piace tantissimo il dettaglio nel packaging, l'ho trovato molto più accattivante rispetto ad altre collezioni di color pop, ma magari perché io ho un legame affettivo a questo personaggio dei cartoni animati. E comunque alla fine lo sai che non mi dispiace sto look. Bitch, we did a great job. Yes, we did.
Secondo voi ho reso orgogliosa Bunny? Secondo voi Bunny accetterebbe la mia amicizia con questo look? Let me know, guys, let me know. Secondo me l'amicizia l'accetterebbe. E mi nominerebbe sicuramente Sailor Chocolate. Potere del cristallo di chocolate, vieni a me! Bene ragazzi, spero che questo look vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like. E se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag Sailor Chocolate. Sailor Moon, amica Sailor Moon, con la luna sai, vedi sempre dove vai. Sailor Moon, amica Sailor Moon, con la luna sai, vedi sempre dove vai. Ho sbagliato le parole, sicuro ho sbagliato le parole. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!